Sono Alice di Fridays for Future Catania e oggi con il nostro movimento, che è un movimento per la giustizia climatica, ci siamo ritrovati qui in piazza con un presidio e una manifestazione dopo la settimana di eventi climatici estremi che abbiamo vissuto a luglio. Proprio a luglio è stata registrata la settimana più calda mai registrata da quando sono iniziate le registrazioni. E questo non è qualcosa che deve stupirci, perché la comunità scientifica da decenni ci avvisa del fatto che l'attività umana e le emissioni climalteranti stanno aumentando la temperatura terrestre, causando eventi climatici estremi, devastanti, come le alluvioni che ci sono state al nord Italia, le tempeste, ma anche le ondate di calore. Sono tutte facce diverse della stessa pericolosa medaglia. E in tutto questo noi abbiamo un governo che, soprattutto negli ultimi tempi, si è spesso mostrato certe volte addirittura negazionista e scettico riguardo la questione del cambiamento climatico. Abbiamo visto delle dichiarazioni vergognose anche dallo stesso ministro dell'Ambiente, e questo ci conferma il fatto che è importante continuare a chiedere un'azione decisa in accordo con ciò che la comunità scientifica ci dice per azzerare le emissioni. E da un lato, oltre alla mitigazione del cambiamento climatico, dobbiamo anche chiedere l'adattamento al cambiamento climatico, perché certe conseguenze sono ormai inevitabili e quindi è necessario che i nostri territori vengano messi in sicurezza per affrontare quegli eventi climatici estremi che ormai, a causa della nostra azione, sono inevitabili, per cercare di limitare al massimo i danni ed evitare delle situazioni di profondo disagio come quelle che i cittadini siciliani hanno vissuto nelle scorse settimane. Probabilmente quello che ci spinge ormai da anni a manifestare e a organizzarci è un banale istinto di sopravvivenza, e forse non l'abbiamo mai capito fino all'ultima settimana in cui delle persone hanno perso la vita, una ragazza come noi ha perso la vita al nord per altri eventi climatici estremi. Quindi semplicemente noi sappiamo che se adesso noi non uniamo le nostre forze, probabilmente in futuro non faremo altro che vivere situazioni ancora peggiori a quelle che abbiamo già vissuto questa settimana. Quindi sentiamo il bisogno di farlo anche perché questa profonda ansia per il nostro futuro, ma anche per il nostro presente, deve necessariamente essere trasformata in azione, altrimenti è veramente pesante, soprattutto perché vediamo che appunto c'è ancora questa volontà di mettere il profitto e gli interessi delle aziende di fronte alla vita delle persone. E quindi per reagire a tutto questo noi sentiamo il bisogno di organizzarci, ma anche di dire a chi ci ascolta e agli adulti che ci ascoltano che, come abbiamo visto da questo mese, non è una questione del futuro, ma è una questione del presente e soprattutto che deve essere affrontata adesso, perché sono decenni che procrastiniamo l'azione per il clima, sono decenni che procrastiniamo la messa in sicurezza dei territori. Di conseguenza adesso non è più possibile attuare un cambiamento lento e progressivo come quello che il nostro governo vorrebbe attuare, perché abbiamo già procrastinato troppo e quindi abbiamo bisogno che anche gli adulti si uniscano a noi e chi adesso vota, chi adesso prende le decisioni politiche, sia ben consapevole di quali sono le cause della crisi climatica e di quali sono le reali soluzioni proposte dalla comunità scientifica. Innanzitutto Fridays for Future ormai da 3 anni propone soluzioni concrete e anche la comunità scientifica stessa si è più volte proposta alla politica per una collaborazione nella stesura delle politiche climatiche. Abbiamo stilato un'agenda climatica l'anno scorso con una serie di misure sul piano dell'energia, quindi per azzerare le emissioni sul piano energetico con una riduzione dei consumi e il passaggio alle fonti rinnovabili, grazie anche alle comunità energetiche che sono una soluzione anche territoriale, locale, che può essere subito messa in atto per ridurre le emissioni. Abbiamo poi il settore dei trasporti, che chiaramente anche nella città di Catania è cruciale, con un trasporto pubblico urbano e una mobilità dolce che sono assolutamente carenti e ci costringono a prendere la macchina per i minimi spostamenti. Poi le soluzioni sono tante, sicuramente sul piano dell'adattamento è necessario smettere immediatamente di cementificare, quindi di costruire nuove opere che implicano una cementificazione del territorio, che poi fa sì che le alluvioni siano così devastanti e le temperature così alte, e al contrario è necessario piantumare alberi, è necessario aumentare il verde urbano, creare anche una cintura verde attorno alla città per riuscire ad abbassare le temperature e anche a proteggere il nostro territorio dai futuri eventi. Poi chiaramente sul fronte degli incendi la manutenzione è cruciale per fare in modo che quelle aree più a rischio possano non essere devastate in maniera così vergognosa e pericolosa per le persone nel modo in cui abbiamo visto ultimamente.